Tu quando andavi a scuola ti dicevano in prima, in seconda? Cioè, sei salato fuori? Faccia concerte? Perché lei ha chiesto, ma questo è una questione importante. Ah, giusto, è vero. Portatemi via sta roba. Perché io non ho una savietta. Cosa ho fatto io per non avere una savietta? No, guarda, ti do questa che sta qua sopra. No, possiamo togliere. No, ecco, vedi. Bella salita usata. Le macchie. Un po' di vino, grazie. Riciclato. Riciclato. Non serve per quelle cose. Cioè, le attive. Io mangio su questo piatto qua. Ciao, prendiamo la pinza. La pinza per prendere quelle cose. Un cucchiaio. Un cucchiaio. Siete di legno. Quella di legno, quella di legno. L'altra cosa ti sei messo in un posto. Marzo, proprio... L'unica volta che sei uno single mi metti sei di noi, quella è per te. Come devo fare? Guarda, è un dilemma. Tu devi strano. Il mio piatto piange. Ma che bello. Dammi queste spiacicone. Ah, strane abitudini. Che belli. Questo è tuo? Questo è roba mia. Questo è tuo. Il pane è mio. Tu vuoi? Il pane è mio. Allungo. Questa è l'acqua dell'acqua. No. Ma no, che la pasta. Prego, va bene. Dai, senza vino, ma senza neanche bicchiere. Ah, ecco. Grazie. Ma mia madre è io ho visto le mie robe, cioè gente diffidente, proprio ignoranza, delle cause terribili. Te lo posso versare? Vai, quel casino lì. Quei tempi che corrono. Ma a proposito di rigorosi, chi è che ha parlato di rigorosi? Non beve lei? Ah beh, no, non solo con questa scusa. Infatti tutti mi hanno detto, mi scusa Sara, buon appetito. Neanche i bambini. Senti, cosa sono queste cose che ci hai portato? Mi state imborghesendo, amore? Ah, sì, dovevo dirlo alla fine. Una barbone in diretta. Guancio? Barboncini. E tu vai dal macellaio e dici? Chi l'ha fatto questa carnina qui? Mio papà. Suo padre. Insomma, tu hai telefonato papà ieri e hai detto, senti papà, io... Sì, avevo ricevuto un ordine alle 6, stavo lavorando. E mancavano 2 ore al coso, ho chiesto lumi al maestro. Cioè lui ci telefona alle 5:30 per dirci fate un anticipo di sabato. Perché loro secondo te che lo hanno fatto per invitarci qua? Ah certo. 3 minuti prima di voi. Perché sono stati loro a invitare? Da Franca Alberto, mi sono autoinvitato. Poi loro hanno dribblato. Hanno detto vabbè andiamo a Roma. Organizza se ci siamo. Allora hai telefonato alle 5 per dire. Guarda, noi non andiamo a Roma, quindi dov'è che si va a cena? A Patolei. E io arrivo a casa tua, track. Siamo fatto un video. Qua, siamo venuti prima qua. Siamo ospiti. Dopo siamo andati a Carlo Mosè. Dopo siamo andati nella mia scuola per l'ora. Dopo siamo andati a Bagnoli. Poi siamo andati a Carlo Mosè. A proposito, Carlo? Carlo è a Genova. Ah, come mai? Salone in auto. È per questo che abbiamo dovuto adattarci in questa casa. Carlo, te vedi che avrebbe ospitato il figlio. Sei strano. Però ai prossimi 43 anni da solo. 5. Per 45 anni non lo farai più. Stai a vivere a Padova, insomma. Qui a Labano, sì. 3 anni ti dovrai fare una casa tu. Dove ospitarci tu? No, parlando con la netta oggi, volando con l'aereo sopra la campagna. Ho aperto per voi due e Daniele e Paolo sono i più poveri che conosciamo, tutti e due proprietari di casa. Voi siete ricchissimi. E i più poveri siete voi che comunque hanno una casa di proprietà. Che ne sai? Allora, mi sono accorto, è il più grande della nostra. Allora mi sono accorto che noi siamo i più poveri e basta. Grazie a Dio. Parlavamo con l'aereo sopra. Vedevate da la storia ha 11 anni. Ma siccome se ne parla in questi giorni. Ecco qui. Io ho visto sì, tutti i servizi di telefono giallo. Ma ne hanno parlato tutti bene, sai di questo. Sì, infatti. Che voglio dire? Non voglio buttare giù anche te. Sto solo dicendo che non ho, sono tanto motivato. Dove lo mettiamo? Mettiamolo. Invece a me piace molto questi film, cioè ultimamente non sopporto più le storie inventate, capito? Cioè ce ne sono tante di vere, incredibili e straordinarie, che preferisco vedere quelle vere. Non ti sei che stima, non con tanto affetto, con enorme affetto. Apro io, bene. Senti Alberto, lo sapevamo che ti ami tanto, non c'era bisogno di... Dove sei? Ho preso
C'è una cosa che devi fare. Una maxi compressione di essere così. Fai così, però uno solo. Guarda, tanto camera. Un po' troppo. Uggi di quelli piombo. Vediamo chi torna. La seconda macchina. La candela. Sono. No, troppe. Ma del pulpe. E questo è mio. Oh. Ma che almeno, almeno per la pesa. Poi vediamo, niente, sì, no, la forchetta si è rotta. Vuole un coltello, potevamo mangiare. Deve essere una bella cosa, Alberto. 35. E Alberto, chi l'ha fatto? Deve essere una bella cosa, perché se c'è scritto te lo meriti. Albertone, è una male così. Che cosa può essere? Buonissimo. Allora, ti do questo, soltanto basta. Te lo vogliamo, avete visto la televisione ieri? Sì, ma tu gli devi dire ti do questo e che cosa deve fare? No, ma voi non avete visto la televisione ieri? Dove deve porre? La cellulite, ce l'ho solo Franco. Dove deve mettere? Questa non è la cellulite. Albertone, allora hai ragione. Questo è per sentire gli aerei. Muora qua. Per sentire gli aerei. Adesso faccio sentire un aereo. Che riferimento c'è? Non è un scusa, io ho proprio un fastidio enorme ogni volta che sento l'aereo. Ma che rumore fa l'aereo. Mi sono fatto la macchinetta per sentire gli aerei. Sei pazzo. È pazzo. Allora, oltre a essersi però, ho scoperto dopo. Dai, ascoltiamo qualche conversazione telefonica dei telefonini. Oltre a esserci gli aerei, c'è anche la possibilità di sentire tutti i telefonini, compresi quelli di Franco Vecchiato che parla. Stai sentendo Fabiano? Ah, questo è un ardese di spiegazione. Suoni un po', insomma. No, questo è la flora. Specializzati di Fabiano. Non dovevo dire così. Degli aerini, di aeroporto, dove bisogna uno. Maledetti. Questo sente qualsiasi cosa. Tom Rosa mangia, vero? Allora, cerchiamo... In modo umano, cerchiamo un telefonino. Sentite, bisogna che mangiare. La prossima volta mi dite quello che c'è da mangiare, dal principio alla fine. Ma lo sapeva! Pronti, deve scaldarsi. Allora, diciamo una cosa qualsiasi. È lui che deve parlare, allora tu parla di bugiardo. Allora dai, parliamo di... No, perché aveva della chiesa. Facciamo un bel brindisi. Ricominciamo, no, perché nel cinema, nel cinema non si deve sovrapporre le voci. Ad Alberto. Allora. Prima parli tu da solo. Allora, ad Alberto. Allora, no, no, tu fai Pita. Prima parlate con Silvio Comunale, dai. Vogliono abbattere la chiesa. Vogliono abbattere la chiesa. No, non vogliono abbattere la chiesa. Voglio dipingere una voce sola. In maniera sacrilega utilizzare una chiesa del 600, ma questo è fisso, chiesa del 600, dove il cardinal Barbarigo ebbe modo di andare a celebrare messa. Per farne un pub o una discoteca, un luogo di peccato. Come si fa a sceglierlo? Ecco, tu l'hai detto, non lo posso dire. Ma io. Allora, per la silenzio. Ma come si fa a spegnere quello? Tagliamo, allora. Ma facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi. No, un brindisi. È falso. No, ma è così. È falso. Facciamo la pizza, tanto. Prendiamo. Ad Alberto. Ad Alberto. Va bene, Rodrigo. Alberto. Viva. Non so Alberto. Ma non eravamo d'accordo sui 45? Io ho detto 45 anni sono andati benissimo. Altri 45 uguali e sono a punto. Non esageriamo, cioè. 45, 50, è il motivo per cui volevo spegnere. L'abbiamo interrotto o no? Per sapere. Tu sai niente di Bagnoli. In generale, ci sono delle costruzioni bellissime. A Bagnoli. C'è la Villa Borletti, si chiama. Sì. Che duro questo. Ecco. Pronto. Piega, no. È venuto.
prende anche la voce. Certo. Non so se l'operatore sia capace di prendere anche la voce. Ecco. Allora, siamo seri, dai. È così, pronti? Se non riversi un pochino. Non si può. Chiusa la bottiglia, Marzia. Pronti? Siamo pronti per la scena? Pronti. Allora, voi così dite, apri la bottiglia. Apri la bottiglia, dai. Apri la bottiglia. Pronti? Ecco qui. Leva quello. E si fa così? Sì. E poi si toglie. Inclina la bottiglia. Pronti? Pronti? Boom, boom! Auguri! Auguri! Basta, basta. Guarda, non l'abbiamo visto. Come se lo dici perché? Un taglio decisivo. È un nubaba. Troppo. Troppo in là, secondo me. Ma dove li avete comprati questi pasticcini mignoli? Ma questo a campagne. Questo stomante. Secondo me, cioè, quella è la misura delle fette, è quella. Aspetta, allora, una fetta a me e una fetta alla Nesta. Voi mangiate la scena. Anche brioche, porta, che sei? Anche brioche. Perché quello che avanza lo mangiamo. Bene, caso, potrei fino a domani mattina. Domani mattina cosa avete sbalizzato una partita? No, non bisogna metterlo via per scusa, perdona, la scena. Sono un errore. Sono state messe insieme. Arriva il vino. Arriva. Non so io. Non capito. Neanche niente. Grazie. Questi due. No, no, niente. Fagiano intanto. Allora, abituato con gli orari dell'allevamento. No, la scena è vera. Pronti? Così. Ragazzi. Qui si alza 2-3 metri il Fagiano. Vado. Vado. Vai, vai, vai. Faccio vedere. Vai, vai. Vado. Vai, vai. Vai. Dove vai? Vado. State innaffiarmi la... Sta andando! Madonna che spavento, come vanno ste cose, va. Non le va. 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 Va! Pronti! No, no! Che male agli occhi! Ma che male! Va! Buon Natale! Buon Natale! No, c'è che siamo, facciamo il filmetto di Natale! L'altro era del compleanno. Si è sceso lì, l'ho visto. Sì, buona giornata. È edizione dell'internazionale. Sì, sì, buono. Io sono buono. Però forte. Che no, buono, lo stai forte. Ho capito giusto. Però. Ho capito giusto. Vuoi ancora? Canzone
dedicandola a lui. Voce del verbo cessare. Ah. Dedicata dal personaggio. Cesso. Cesso. Chiamarti questa sera. Non guarda me. Cesso. Latrina. Scarico il cuore dalle pene, finisce qui così stito. Carta stracciata il nostro amore, mi resti solo. Tazza vuota di caffè. Un danno a dire t'amo, l'amore non è altro che aria che vola via la sera. Occupato e il cuore ecco da lui, te lo leggo negli occhi e ti domando se c'è ancora molto. Ma Gesù, di dirti che ti adoro è tanto presto. Mi sforzo di non pensarti più. Di corpo sei bella più che mai. Oh pioggia, pioggia in bocco pulisci ciò che resta di lei. Bravo! Questo qua è il tempo della che avete creato.